Buon fine settimana e ben ritrovati con una nuova edizione del TG serale di Teletruria. Iniziamo subito con la cronaca perché la nuova impresa criminale registrata ad Anghiari, nell'Aretino, ha destato le attenzioni della pubblica opinione, soprattutto per la modalità scelta dei banditi e per la via di fuga adottata. Intanto proseguono le ricerche da parte dei carabinieri. Il giorno dopo ad Anghiari non si è spenta la eco dell'assalto alla Nicole, azienda fondata dall'attuale presidente della Baldaccio Bruni Anghiari e adesso gestita dai figli. Una scena che agli inquirenti è sembrata da film, visto che il colpo è stato preparato nei minimi dettagli con particolari impressionanti. È evidente l'opera di professionisti che sapevano dove andare a colpire. E lo hanno fatto con grande raziocinio, oltre che con elevato margine di rischio. Se pensiamo che tutto sia risolto nel giro di poco più di 15 minuti, non ci vuol molto a capire che siamo davanti a veri esperti del settore. L'utilizzo di un mezzo pesante rubato a Città di Castello, il taglio degli alberi, cosa non da tutti per impedire vie di accesso e soprattutto la mancanza di immagini buone nell'impianto di videosorveglianza del circuito cittadino, induce a pensare che i ladri si siano diretti in strade di campagna e da lì raggiunto il luogo dove hanno portato al sicuro l'ingente re furtiva. In zona potevano andare solo verso Toppole per poi risalire verso Badia San Veriano ed eventualmente dirigersi verso Arezzo sul crinale che guarda a Poti o scendere per Molin Nuove per poi riprendere la vecchia 73. Oppure direzione della frazione Casalino con uscita a 3 km sulla 73 Bivio Catigliano. Non si scappa, altre vie di uscita non ce ne sono e per fare quelle strade serve anche una conoscenza approfondita del territorio. Adesso parliamo di una truffa. Pronto, sua figlia ha avuto un incidente. Dall'altra parte la voce turbata di un padre sorpreso, ma fino ad un certo punto, perché purtroppo quella figlia evocata nella telefonata è deceduta da tempo. E allora ecco che arriva la richiesta di danni di un incidente che non esiste. Il padre, dalla sorpresa, è passato alla rabbia e ha denunciato il fatto alle autorità competenti, segnalando anche attraverso la TV che possono arrivare telefonate di questo tipo. Purtroppo è uno degli ennesimi episodi di telefonate che hanno come obiettivo le truffe. Nel territorio della provincia di Arezzo è stato colpito più volte. Dalla cronaca di questo tipo ci spostiamo a quella degli incidenti, perché un ennesimo incidente si è verificato oggi ad Arezzo nel pomeriggio, uno scontro fra tre auto nel raccordo autostradale. Traffico di nuovo in tilt. È stato fino ad ora un fine settimana nero per le strade di Arezzo che hanno visto due incidenti paralizzare il traffico. Ieri, venerdì, il camion in fiamme sulla A1 che ha mandato in tilt la viabilità di parte della provincia di Arezzo, con l'autostrada chiusa dalle 16 e riaperta in entrambe le direzioni solo intorno all'ora di cena. E oggi, sabato, con un ennesimo incidente sul raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, dove intorno alle 15 tre vetture si sono scontrate e l'arteria di fatto è rimasta bloccata per parte del pomeriggio. Sul posto la polizia municipale e i mezzi dell'emergenza urgenza con la Croce Bianca. Non gravi le condizioni degli occupanti dei veicoli. Non è dato sapere la dinamica dell'incidente né le cause, ma sappiamo che distrazione, soprattutto data dallo smartphone, e alta velocità sono oggi i motivi principali dei sinistri, più o meno gravi. E restiamo ad Arezzo. Sono stati i vigili del fuoco della città a portare in salvo questo pomeriggio una donna caduta accidentalmente intorno alle 15 sulle sponde del fiume Arno in località La Lama. Sul posto anche l'ambulanza infermierizzata di Subiano. La donna è stata portata in codice 2, dunque codice giallo, all'ospedale San Donato. È ancora in città dove la fortezza, con l'apertura a nord, seguendo il bastione della ghiacciaia, segue il cammino di Francesco da Piazza Grande. L'apertura della porta è un lavoro congiunto tra architetti del comune, sovrintendenza, fraternita e fondazione Intur, presente anche il vescovo Migliavacca. Architetto, come nasce quest'idea qui che siamo di fronte alla porta che dà questo accesso accanto alla fortezza? La porta permette di girare tutto intorno alla fortezza, cosa che non era possibile dagli anni 30, forse, probabilmente c'era un vecchio varco qui che fu chiuso e quindi si ridà una vitalità da nord
al prato e quindi il prato gira con questa cosa, quindi è una cosa fantastica, invito tutti a farla questa esperienza perché è divertente. I cammini di Francesco hanno una particolarità, partono da Ciusi della Verna e arrivano a Piazza Santa Croce a Firenze, e questo tratto di qua nel Comune di Arezzo è molto poco battuto, cioè abbiamo Sansepolcro che è molto battuto, e allora questa era un'opportunità per dare forza quindi alla nostra città. È un richiamo alla storia, al cammino dei pellegrinaggi, anche alla visita di San Francesco alla nostra città, ma è uno sguardo al futuro, perché nel camminare oggi sono i giovani, sono ricercatori, sono pellegrini nella vita cristiana e religiosa, e chi è alla ricerca di un senso alla vita che vivono l'esperienza del cammino. Allora questa riapertura è un invito a camminare. Questo è un passaggio storico perché unisce il prato alla parte verso la via Tarlati, e mi piacerebbe anche questo progetto si proseguisse con un percorso vasariano che noi come fraternità vogliamo creare, e poi qua sotto c'è la città romana distrutta da Silla. Abbiamo parlato di truffe, continuiamo a farlo. Truffano anziana con la scusa del finto incidente causato dal figlio, ma vengono denunciate dai carabinieri. Si tratta di due donne di origine straniera bloccate sulla E45, poco distante da Sansepolcro. Entrambe provenivano da Ravenna. Vittima della truffa una donna di 80 anni. In un calzino indossato da una delle due sono stati trovati 3.000 euro in banconote, mentre nell'auto svariati gioielli, soprattutto collane in oro. Appena portate in caserma si sono disfatte di un panino avvolto nella carta, gettandolo tra i rifiuti, chiedendo di riprenderlo per mangiarlo nel viaggio di ritorno. In realtà, tra le fette di prosciutto, il panino nascondeva altre collane in oro e due fedi nuziali, una della quale regalata all'anziana signora dal marito deceduto alcuni anni fa. Quando l'anello le è stato restituito, l'anziana è scoppiata in lacrime, stringendo i carabinieri in un abbraccio di ringraziamento. Voltiamo decisamente pagina. I vescovi della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, in un libro. La pubblicazione è stata curata dalla Società Storica Aretina, alla presentazione in Palazzo Vescovile. Un volume dedicato alle figure dei vescovi della diocesi di Arezzo, all'obiettivo di far conoscere gli ecclesiastici aretini che si sono alternati nell'arco di quasi due millenni sulla cattedra episcopale aretina. Alla presentazione del volume presenti studiosi della materia, personalità del mondo culturale aretino, il vescovo in carica, Monsignor Migliavacca, e il suo predecessore, Monsignor Fontana. Il libro analizza e approfondisce le figure di 24 vescovi aretini. Fra i principali, anche se probabilmente qualcuno manca, più importanti, quelli che sono stati più a lungo in carica, e spalmati su un arco di 15-16 secoli. Poi abbiamo un appendice sulla straordinaria galleria dei ritratti di vescovi presente nell'archivio diocesano, e un altro saggio sulla cronotassi, ovvero sulla cronologia, i vari cataloghi che ci sono dei vescovi succedutisi nel tempo, che sono più di 100. Ha un significato storico, di conoscenza e di appropriazione della nostra storia diocesana attraverso la figura di alcuni vescovi, ma nello stesso tempo è come un libro che invita a entrare oggi nella vita di chiesa, a sentirci parte attiva di questo cammino e a riconoscere la vitalità della nostra bella chiesa. Il primato della cultura non si fa chiesa senza conoscenza. Credo che sia importante dedicarci alla ricerca, all'esplorazione del tesoro di grazia e anche di dottrina che viene attraverso i secoli dalla Chiesa aretina. E adesso Macri rilancia la possibilità di comunità energetiche, un incontro appunto tra i candidati sindaco del centrodestra in Valdichiana ha rilanciato questa proposta, come ascoltiamo dalle parole di Macri. Francesco Macri ha un doppio ruolo, quello di manager che marcia a braccetto con il politico in occasione di una iniziativa che si è svolta all'interno della Torre di Marciano con i candidati a sindaco di area della zona, ha rilanciato la proposta delle comunità energetiche. Stiamo animando una progettualità green nel segno di un ambiente sostenibile anche dal punto di vista sociale. Questo è l'obiettivo dell'autonomia energetica che si può
anche raggiungere realizzando impianti, diciamo, partecipati e diffusi come quelli previsti dalla normativa sulle comunità energetiche. Le energie rinnovabili sono, è una bella parola, però tra l'altro dopo ci sono le preoccupazioni dei sindaci. Il sindaco di Monte San Savino ha detto attenzione a questi pannelli fotovoltaici esagerati. A Castiglio Fiorentino c'è stato un consiglio comunale aperto dove sia maggioranza che opposizione hanno convenuto nel limitare certe iniziative. È giustissimo, ma vede, nel momento in cui il comune è protagonista di progettualità come quelle delle comunità energetiche e ci mette la testa e realizza tutti gli impianti che si possono realizzare, c'è un'iniziativa pubblica che prevale e impedisce, come dire, l'arrivo di soggetti speculatori che cercano, come dire, di fare impianti, come dire, ad uso speculativo invece che ad uso sociale. È bene che i comuni si attivino. In 2-3 anni questa opportunità si conclude, l'incentivo ha un determinato raggio d'azione, quindi prima si agisce in questo senso e meglio è. Già aperta quella per la candidatura di Taranghelli, domani sarà la volta della candidatura, la sede elettorale per la candidatura di Nannini. Oggi invece si è aperta la sede che sostiene Nicola Benini per il suo secondo mandato a sindaco. Siamo a Bucine. Benini ribadisce il dispiacere per lo strappo con il PD e promette continuità nel suo operato. Noi non siamo stati fiati, c'è qualcuno che va dicendo che gli tocca candidarsi, noi non ci tocca candidarsi, noi lo facciamo volentieri per il bene che vogliamo al nostro territorio e alle persone che ci vivono. Si è aperto oggi il punto elettorale della lista civica che sostiene Nicola Benini per il suo secondo mandato da sindaco di Bucine. Ancora mancano i nomi ufficiali che la compongono, ma l'attuale primo cittadino promette continuità sia nei volti che nell'eventuale prossimo mandato. Non mancheranno però anche nuovi innesti. Ci sono tante idee che vanno in continuità con l'amministrazione fatta e grazie, diciamo, all'esperienza e alla conoscenza che abbiamo ci sentiamo pronti di metterle in campo. Abbiamo inserito in lista tanti giovani proprio disseminati un po' in tutto il territorio, da Levane a Mercatale, da Bucine a Bagliagnano ad Ambra, e con loro contiamo anche di mettere in piedi tanti progetti per le nuove generazioni. Benini rivendica quanto di buono fatto dalla sua attuale giunta e guarda agli obiettivi futuri. Puntiamo molto su Bucine e sulla Val d'Ambra, l'abbiamo fatto crescere sotto l'aspetto turistico, l'abbiamo fatto conoscere in tutto il mondo, nel tema ambientale con la sistemazione dell'incrocio di Capannole dove faremo un intervento nel nuovo ponte per la salvaguardia idraulica, ma anche il progetto per l'invaso di Montalto per sopperire all'emergenza idrica causata da cambiamenti climatici. Inauguriamo in questi giorni il depuratore di Ambra, avremo un grosso intervento sulla scuola di adeguamento sismico e stiamo ora completando il nuovo asilo nido di Ambra. Faremo importanti interventi anche sull'Evane, siamo già intervenuti sia sul palazzetto che sul parco fluviale. Nei mesi estivi, grazie al finanziamento del comune di Bucine e della regione, realizzeremo la rotatoria famosa della zona industriale di Via Valiani. Continuiamo a parlare di politica. La campagna elettorale inizia a riscaldare il contesto di Cortona. Nella puntata di Caffè Bollente, prime schermaglie tra i candidati. Sale di colpo la febbre elettorale a Cortona e lo si è capito dalla puntata di Caffè Bollente dove i 5 candidati hanno dominato la scena. Sì, questa è stata una bizza di alcuni gruppi che oramai si amano tra PD e Fratelli d'Italia, dove sono usciti dall'aula per fare un dispetto al sottoscritto, ma di fatto hanno fatto un dispetto al territorio. Immediata la replica di Andrea Vignini, candidato del centro-sinistra dal suo punto elettorale. Un dato politico che dobbiamo sottolineare proprio questo, la maggioranza che era partita orgogliosa per cambiare tutto non ha cambiato nulla, eventualmente lo ha peggiorato e arriva disfatta all'appuntamento elettorale. In mezzo Verusca Castellani ha spiegato perché non ha scelto l'alleanza con il Partito Democratico. Il PD è talmente lontano dal nostro modo di fare politica, dal nostro modo di vedere le cose che sinceramente non ci sarei stata io se ci fosse stato il PD. Alla pari di Sara Baldetti di Italia Viva, presente in studio. La scelta che ha fatto Vignini di allearsi con i 5 Stelle per noi era una scelta in cui
era impossibile pensare di fare altre alleanze trasversali. Il conto lo ha chiuso Nicola Chiaridi, candidato del centrodestra. Ma io in realtà, come dire, già sto facendo praticamente il sindaco, perché riesco a far fare delle cose che lui non ha mai fatto. Penso alla riapertura dell'ostello della gioventù, che l'ho dichiarato io in apertura della mia conferenza stampa, e dopo poco è stato riaperto. Adesso siamo riusciti anche a spacchettare le variazioni a bilancio, quindi credo che, insomma, no, già ci stiamo portando avanti col lavoro. E invece sarà Massimo Bruschi, ingegnere informatico, il candidato sindaco della lista Viva Monterchi, Viva a Monterchi. Questa mattina, dopo un incontro tra componenti della lista nella sede di Le Ville Monterchi, è stato ufficializzato il passo. Ingegnere informatico, 40 anni, Bruschi è stato consigliere comunale di minoranza nell'ultima consigliatura. Intanto domani verrà inaugurato il punto elettorale Insieme per Monterchi, che conferma Alfredo Romanelli candidato sindaco. Curiosità per le liste: con Romanelli annunciata la presenza dell'ex sindaco PC anni 90 Franco Landini. Adesso invece voltiamo decisamente pagina. Nuove divise per i volontari della Croce Bianca di Arezzo. Oggi la consegna davanti alla sede. Il contributo viene da due imprese operanti in ambiti molto diversi, le quali hanno voluto donare nuove divise ai volontari della Croce Bianca di Arezzo. Il presidente Urbano Dini, presente alla cerimonia, ha voluto testimoniare la solidarietà nei confronti dell'ente di assistenza da parte di varie componenti cittadine. In questo caso abbiamo due aziende, due attività molto conosciute sul territorio, che sono la GIMAR e la ISA Diagnosi e Clinica, che sono intervenuti a sostegno della nostra attività. Quindi sono partecipi a quello che è il nostro lavoro quotidiano a sostegno di tutta la popolazione della città. Queste divise andranno tutte ai volontari? Assolutamente sì, in questo caso siamo in un gruppo molto particolare dei nostri volontari, sono quelli che coprono il servizio di notte dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino e che quindi garantiscono la presenza con l'emergenza urgenza tutti i giorni dell'anno durante la notte. Il lavoro che fanno questi ragazzi deve essere in qualche maniera sostenuto da queste iniziative, assolutamente, in fondo è un piccolo gesto, spero che ci seguano altre persone in questa iniziativa, insomma. Tante mani rivolte verso gli altri, è questa l'immagine che caratterizza i grandi gesti, il nuovo murale posto all'ingresso principale dell'ospedale di Campostaggia, appena inaugurato. L'opera dell'artista siciliano Ligama con la cura del critico Fabio Migliorati. Le mani della sanità protagoniste del nuovo murale dell'ospedale di Campostaggia, l'opera dello street artist siciliano Ligama, propongono l'idea di un abbraccio forte ai cittadini da parte dei protagonisti del mondo sanitario toscano. L'idea di Ligama, street artist giovane ma già affermato nel panorama d'arte contemporanea italiana, è stata scelta dopo una selezione a cui hanno partecipato 27 proposte. Crediamo che questo murales possa dare il senso della presa in carico, dell'accoglienza, clima positivo quando purtroppo qualcuno è costretto a venire in ospedale per motivi di cura e di assistenza. È un po' un cambio di prospettiva, questo murales esprime con l'arte la capacità del sistema sanitario di accogliere e di curare. Per quanto riguarda una street art, ma diciamo di matrice più tradizionale, che non rifiuta la considerazione del gesto, il rapporto con la mimesi, e un'indagine anche sia metropolitana ma sia rurale, più vicina all'aspetto umano del sentire quotidiano. Il significato è trasformare una parete bianca, fredda, che spesso è associata a un ospedale e quindi impersonale, a un'opera d'arte che invece determini calore, affettività, positività. E Beatrice Masini ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Severi di Arezzo. A portare la scrittrice al Mecenate il progetto Quello che ci muove con la scuola, realizzato con la scuola da Sosta Palmizzi.
Scrittrice e autrice di numerosi albi e romanzi e traduttrice. È sua la firma nella traduzione italiana a partire dal terzo volume di Harry Potter. Beatrice Masini ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo al Teatro Mecenate. L'incontro, dal titolo Storie in ballo, si inserisce nel progetto Quello che ci muove, nato nell'ambito del bando Per chi crea, promosso da SIAE, Ministero della Cultura, realizzato dalla scuola in partenariato con Sosta Palmizzi. Masini, direttrice editoriale di Bompiani, spiega il suo rapporto con le storie che raccontano la danza, come il suo libro Quello che ci muove, la storia di Pina Bausch. Per me la danza è sempre stata importante fin da quando ero una bambina e ho fatto balletto, come succede a tante, e crescendo la passione per la danza mi è rimasta. A un certo punto l'ho trasformata anche in passione, l'ho incrociata con quella per la scrittura, sia quando molto tempo fa facevo la giornalista di spettacoli, sia dopo scrivendo tutta una serie di libri, prima dedicati al balletto e poi appunto a Pina Bausch. Su proposta di Sosta Palmizzi abbiamo costruito intorno alla cornice, alla rassegna dei loro spettacoli, una serie di incontri laboratori che a partire da una serie di suggestioni permettano ai ragazzi di riflettere sui grandi temi del corpo, del movimento e della danza. Cosa ti è piaciuto di più? Allora, il fatto che abbiamo ballato, disegnato, ma anche proprio letto, e mi è piaciuto anche che era molto libero e ognuno poteva fare quello che voleva e che più si sentiva. Ci siamo. Workshop per fare il punto su nuove normative e modalità di accesso ai bandi fra le aziende agricole iscritte all'albo e il consorzio di bonifica in vista dell'avvio dei lavori sui fiumi nel territorio nel 2024. Sono 140 le imprese del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno iscritte all'albo e che hanno la possibilità di lavorare con il consorzio stesso per la manutenzione dei corsi d'acqua e delle sponde. Aziende agricole che si sono riunite in un incontro per fare il punto sulle normative che regolano i bandi e i lavori da svolgere sui corsi d'acqua e per formare operatori sempre più attenti a coniugare la mitigazione del rischio idraulico alla salvaguardia degli ecosistemi fluviali. Entro il 2024 saranno spesi dal consorzio di bonifica 13 milioni di euro per lavori che interesseranno 6.500 km di tratti fluviali. Ognuna di queste aziende può partecipare ai bandi per i singoli interventi e lavorare per il consorzio di bonifica. Un albo che si è arricchito nel tempo. Recentemente si sono infatti aggiunte altre 31 aziende. Manuel Vescovi, ex senatore, ha presentato il suo libro Osa in provincia di Arezzo. Il titolo del libro è incoraggiante, il libro di Manuel Vescovi, Osa, non è mai troppo tardi. Perché non è mai troppo tardi? Perché nella vita, la vita è cadere 7 volte e rialzarsi 8, per cui a qualsiasi età uno può decidere di rialzarsi e avere un obiettivo diverso. Siamo noi, Osa significa obiettivo, strategia, azione. E di conseguenza ognuno di noi decide gli obiettivi che vuole raggiungere nella propria vita e lo possiamo fare a qualsiasi età. Mi piace vedere ogni tanto e leggere sui giornali che anche l'ottantenne si laurea oppure a 70 anni vuole imparare una lingua. Non è una questione di età, è la mente che ha voglia di ripartire. Ho disegnato la vita in 8 aree, in ogni area mi do degli obiettivi e l'invito che faccio è di vivere una vita autentica in base a quello che noi vogliamo, i nostri valori e alle nostre emozioni. Che cosa ci fa qui Gianni Giannini? Autore di una hit famosa, attore in Amici miei, cosa ci fai ad Arezzo? Niente, sono venuto qui perché un amico mi ha chiamato e siccome una volta gli ho detto cosa disse lo zoom al grand'angolo, disse cerchiamo di essere obiettivi. Allora, visto che lui ha tutti questi obiettivi, ho detto vada anche io, chissà se mi regala una macchina fotografica. Però tu hai un libro Acquaio ascendente sciacquone. Sì, questo è i miei primi 60 anni che ho portato a mano, in cambio lui mi dà Osa e in cambio gli do il... Acquaio ascendente sciacquone, perché io sono nato il 7 febbraio. Facciamo lo scambio? Sì, ok, va. Guarda che bellezza in diretta, facciamo lo scambio. Bene, questa sera invece su Teletruria, subito dopo il telegiornale delle ore 20:30 e Sabato Sport, potrete assistere alla finalissima di A Tempo di Musica Senior, il contest canoro di Teletruria realizzato presso il teatro Mario Spina di Castiglione Fiorentino e presentato da Barbara Perissi insieme a Simona Santi Laurini. È tutto dal TG serale di Teletruria, ci vediamo domani.